Sei pronto a scoprire gli ultimi pettegolezzi che circolano sul mondo di uomini e donne? Giorgio Manetti, ex cavaliere del popolare dating show condotto da Maria De Filippi, ha fatto delle rivelazioni shock sulle scene che ha visto durante l'ultima edizione del programma. Manetti, che è tornato alla ribalta per il suo debutto nel mondo della musica con il singolo Rotola l'estate, ha svelato di aver assistito a situazioni imbarazzanti durante l'ultima edizione di Uomini e Donne. Secondo lui, alcuni concorrenti non sono usciti dall'esperienza con la stessa immagine pulita e vincente con cui è uscito lui. In particolare, Manetti ha parlato della sua ex fidanzata Gemma Galgani, sostenendo che la donna sia invecchiata nel corso delle sue partecipazioni al programma. Secondo l'ex cavaliere, Galgani è diventata una figura retorica all'interno dello show e potrebbe aver perso un po' di freschezza nel corso degli anni. Ma le critiche di Manetti non si fermano qui. Ha anche espresso la sua opinione su Ida Platano, ex tronista che purtroppo non è riuscita a trovare l'amore durante il suo percorso a Uomini e Donne. Manetti crede che Platano abbia difficoltà a relazionarsi con gli uomini e dubita che possa trovare la sua anima gemella all'interno dello studio del programma. Inoltre, Manetti ha dichiarato di non capire perché a Platano sia stata data la possibilità di sedersi sul trono, considerato tradizionalmente riservato ai giovani. Secondo lui, la Platano sarebbe una figura ripetitiva all'interno del programma e forse sarebbe meglio per lei cercare l'amore altrove. Insomma, sembra che Giorgio Manetti non abbia peli sulla lingua quando si tratta di esprimere le sue opinioni sul mondo di Uomini e Donne. Cosa ne pensi di queste rivelazioni? Sei d'accordo con Manetti o hai un'opinione diversa? Facci sapere nei commenti.